Signore e signori, buonasera. Siamo qui per la solita trasmissione di Votiamo e come vedete c'è una novità. Il conduttore Diego Righini purtroppo è stato preso da un impedimento che era irrinunciabile e io, Dario Del Buono, sono qui a prendere il suo posto. Questa sera parliamo di una cosa che riguarda, interessa tante persone, milioni di persone in tutto il territorio nazionale, che molto è volontariato e quindi molto riguarda anche gli aspetti della politica, e ne parliamo con Fabio Appetiti, che è coordinatore nazionale del Dipartimento dello Sport per il Partito Democratico, e con il presidente Fiorenzo Pesce del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. Buonasera a tutti. Allora, comincerei proprio dal coordinatore Appetiti. Il settore vede molta vivacità molto da tanto tempo e da tanti anni, e sul territorio poi si sono molto sviluppate le associazioni di volontariato, associazioni sportive, e c'è stato un grosso problema proprio in questo anno. Fino a quest'estate c'erano proprio ancora le visite della Guardia di Finanza e del Ministero e degli addetti del Ministero delle Finanze nelle associazioni. E lì sono state trovate e elevate gravi sanzioni, e addirittura di 120-200 mila euro per incongruenze e per, diciamo così, errori formali a volte, no? E questo ha comportato un grande, diciamo così, preoccupazione, un grande stravolgimento nel comparto. E appunto nel libro bianco che è stato redatto sullo sport italiano, il 10 luglio del 2012, una frase che dice: questo si legge tutto quanto sul volontariato. Se il volontariato viene tassato e viene messo a rischio, anche perché essendo tutte associazioni non riconosciute, chiaramente la dirigenza, il presidente in prima persona, e qui anche il presidente Pesce ne potrà Beh, confermare, ne risposta. risponderanno di tasca loro, e questo rischia di paralizzare un po' tutto il mondo. Che ne pensa di questo problema? Innanzitutto buonasera. E io credo che bisogna fare così, prima di entrare nel merito anche delle problematiche dell'associazionismo sportivo, io credo che sia molto importante che una trasmissione come questa, ma anche un po' in generale nel paese, si ponga al centro anche del dibattito politico il tema dello sport, perché lo sport è sicuramente uno dei settori vitali del nostro paese e sempre più negli ultimi mesi e negli ultimi anni questa importanza del mondo sportivo viene riconosciuta. Come lei ha citato, infatti c'è stato questo libro bianco fatto dal CONI a luglio del 2012 in cui Esatto. è stato rappresentato un po' tutto l'insieme del mondo sportivo, un mondo sportivo che è un mondo molto complesso, fatto di tante cose, e dove sicuramente le associazioni sportive sono un po', associazioni sportive dilettantistiche, sono un po' il motore del mondo sportivo, dopodiché ripeto, è un mondo molto ampio che coinvolge la scuola, che coinvolge gli enti locali, le regioni, le province, i comuni, fino a salire a quello che viene considerato un po' lo sport di vertice, lo sport professionistico. Quindi lo sport è importante, è importante perché ha delle ricadute importanti sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista di aggregazione sociale, sia da un punto di vista importantissimo della salute dei cittadini, perché più si svolge, più c'è attività sportiva, più c'è pratica sportiva e più c'è tutela della salute dei cittadini. Quindi ecco, questa diciamo, voleva essere un po' una, così, ribadire un principio di importanza dello sport, e quindi ci tenevo a sottolinearlo perché sempre più la politica, i partiti, le leggi devono tenere presente di questo settore così importante. Poi lei ha citato il tema delle associazioni sportive dilettantistiche. Qualche mese fa qui a Roma, tra l'altro, c'è stato proprio a tema è stato fatto un convegno. E ripeto, sicuramente sono il cuore del mondo sportivo, sicuramente ci sono centinaia e migliaia di volontari che mandano avanti questo settore e che lo fanno spesso con grossi sacrifici personali che non sono retribuiti.
E chiaramente c'è qualche agevolazione oggi prevista nelle norme di legge, ci sono agevolazioni fiscali per le associazioni dilettantistiche, però non sono sufficienti. Bisogna sempre più aiutare queste associazioni. So che ci sono stati questi problemi con la Guardia di Finanza, spesso sono state contestazioni. Non tanto in natura fiscale, ma quanto sullo status dei soci, quanto su come venivano redatti i verbali. Chiaramente questo crea dei gravi problemi. È vero anche che poi c'è anche qualche realtà che dietro, diciamo, alla nomea dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, poi magari c'è un'impresa vera e propria fatta di tante Beh, altre cose. i furbi sono Questo, e, i dappertutto. furbi sono dappertutto, anche in questo campo, però la maggior parte sono appunto associazioni che svolgono un importante ruolo sul territorio, che magari fanno fare sport a centinaia di bambini di tutti i tipi di sport e quindi vanno salvaguardate e quindi con proposte precise, sostenendole con gli aiuti, con le norme fiscali, tutelando appunto le associazioni a carattere dilettantistico e quindi non di lucro e sicuramente, magari anche successivamente, ora non voglio entrare nel merito, però sicuramente bisogna tutelarle queste associazioni e bisogna fare in modo che chi investe denaro, tempo e competenze Degli nell'associazione. investimenti ne parleremo la Sì. prossima domanda. Presidente, prendendo proprio l'ultima parte di Appetiti, voi avete chiesto come associazioni al legislatore che venga fatta chiarezza proprio di norme, no? Perché il problema che è stata Assolutamente. anche alla base dei rapporti con il Ministero delle Finanze e degli accertamenti è che si prestavano determinati aspetti della legge, la 586 del 96 che vi regola, a delle interpretazioni che hanno portato anche a dei problemi di natura fiscale e quindi a tutti questi accertamenti. E poi sembra che questi stessi problemi permettano, come diceva Appetiti, ai furbetti di Di fare cose inserirsi che non sono all'interno. legate effettivamente a quello che dovrebbe essere lo scopo dell'associazione. Qui dovremmo fare un passo indietro perché sono circa una decina d'anni che il legislatore sta cercando di normare il settore delle associazioni. Partiamo da un concetto che per moltissimi decenni le associazioni hanno sostituito lo Stato sul territorio, nel territorio proprio per fornire un servizio al pubblico. Parliamo di giovani, parliamo di bambini, parliamo però anche degli atleti. Farei anche un'altra distinzione tra quello che è lo sport, inteso come attività agonistica, attività deputata poi alle federazioni sportive nazionali e l'attività motoria sportiva che è la più ampia, quella attività che coinvolge quasi 36 milioni di cittadini italiani in maniera più o meno frequente. Possiamo dire lo sport del sociale. Lo sport del sociale, perché noi come ente facciamo lo sport del sociale, quindi non facciamo l'agonismo delle federazioni, ma ci indirizziamo Di verso tutte quelle cittadinanza, attività reali. sport di cittadinanza. Sport di Esatto. cittadinanza, un progetto che poi non è mai partito, che è stato tagliato perché forse non era il momento adatto per presentarlo. Ma comunque il problema è che per decenni le associazioni hanno vissuto all'esterno del mondo giuridico, amministrativo, finanziario del nostro Stato e quindi si sono creati una cultura, una mentalità del ho sempre fatto così e quindi vuol dire che va bene. Da 10 anni a questa parte, una decina d'anni a questa parte, invece il legislatore con una serie di norme ha cercato di modificare la situazione, cercando di responsabilizzare i vari presidenti, che giustamente, come è stato detto precedentemente, sono i rappresentanti legali, ma anche i responsabili delle azioni Certo. dell'associazione. Quindi se un presidente sbaglia e commette delle attività improprie, è Certo. lui personalmente, con il proprio patrimonio, che risponde alla collettività o ai creditori o allo Stato. Quindi tutta una serie di attività da 2002 con l'articolo 90 che ha ben sancito la Costituzione di come doveva essere costituito uno statuto delle associazioni sportive dilettantistiche, ma da altre norme successive, non per ultimo nel 2009 l'introduzione della obbligatorietà per le associazioni sportive di redigere il modello EAS all'ufficio delle entrate. Adesso in questi giorni è arrivato addirittura dall'Istat il controllo, non un controllo, un sondaggio per capire come si muovono le associazioni, quante persone, qual è il loro bilancio, quindi tutta una serie di attività che mettono
le associazioni al centro dell'attenzione degli organi giustamente preposti al controllo finanziario. Qui lo Stato dovrebbe forse intervenire un po' di più, perché dovrebbe supportare persone che con semplice spirito altruistico sacrificano tempo proprio, sacrificano anche denari propri per cercare di portare i ragazzini, per portare le persone a fare attività motoria. Parlo di persone e ragazzini, ma parlo anche di anziani, perché poi ci sono tante attività che sono svolte proprio a favore degli anziani. Quindi manca proprio un collegamento tra la realtà associazionistica italiana, che è importantissima, sancita dalla Costituzione, e poi l'amministrazione finanziaria, che deve verificare gli esatti adempimenti. Ecco, questo passaggio, se invece di iniziare a castigare subito, a penalizzare le associazioni, si cercasse comunque di intervenire per aiutarle e metterle in regola, forse sarebbe un passo importante. Da canto nostro, noi abbiamo già avviato questo procedimento, già da molti anni abbiamo dotato i nostri associati di strutture adeguate, anche informatiche, non ultimo, proprio di una settimana fa, la SIAE, che in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate poi effettua i controlli sul territorio, in un centro ippico nostro affiliato, quando il centro ippico gli ha mostrato il nostro gestionale amministrativo, come ha tenuto la contabilità, come ha redatto i bilanci, l'hanno salutato, si sono complimentati e se ne sono andati via senza somministrare nessuna sanzione. Questo vuol dire che le istituzioni, parlo dello Stato, ma parlo anche degli enti di promozione, delle organizzazioni federative che raccogliono le associazioni, hanno l'obbligo morale e istituzionale di aiutare quelle associazioni a supportare questo cambiamento di cultura. E a non sbagliare soprattutto. Certo. Abbiamo parlato di sport, che praticamente ha un aspetto grandemente sociale in questo momento sulla nostra. E c'è, per esempio, adesso prendiamo il problema del Lazio, no? Ma potremmo parlare anche di altre regioni d'Italia, ma parliamo del Lazio, dove adesso con il blocco della giunta e il fatto che si deve andare a rivotare tutte quelle che erano le proposte di legge in itinere, i progetti, i finanziamenti anche in questo settore sono stati bloccati da questo. E io so che le associazioni hanno avuto questo grosso problema, non solo le associazioni ma anche gli enti, no? Tutte le strutture anche pubbliche, che anche se fossero date in gestione comunque hanno sempre dei progetti presentati presso gli enti, e so che tutta una parte di soldi pubblici che potrebbero essere perduti se non fossero portati a termine la progettualità a cui è legata la presentazione delle domande. E quindi questa è una preoccupazione dei presidenti dell'associazione, da quello che so io, no? In questo momento. Che ci dice su questo, coordinatore? Beh, innanzitutto che diciamo non è che si è interrotta la progettualità della Regione Lazio riguardo allo sport, perché non è che aveva brillato in questi 2 anni e mezzo rispetto alla progettualità sul mondo dello sport. Ricordiamo forse, anzi semmai, una riduzione di finanziamenti e di sostegni all'associazionismo sportivo da parte di questa giunta, senza poi insomma andare a, non è qui insomma il tema o la puntata per parlare di come poi magari la regione nel suo complesso, la regione Lazio nel suo complesso è stata gestita, perché purtroppo ne hanno parlato accuratamente nelle ultime settimane tutti quanti i giornali. E quindi credo che non è che sia interrotta una progettualità che di fatto non c'era, forse speriamo che forse mi sono espresso male, io parlavo dei progetti legati ai bandi di soldi pubblici che hanno una scadenza, sì. E quindi se non vengono no, quello è importante. Io credo che se c'era stato un bando, un bando importante è stato quello sulla sicurezza degli impianti sportivi, però quello è la scadenza. Credo che chi ha presentato la domanda, non è che l'interruzione della consigliatura regionale, credo che questo percorso sarà proseguito dalla giunta che verrà a succedere alla giunta Polverini. Quindi credo che le cifre stanziate per questo progetto, che questo era un progetto serio di mettere in sicurezza gli impianti sportivi della Regione Lazio, non credo che venga meno.
Semmai accanto a questo, che ripeto, questo era sicuramente un provvedimento importante, credo che la Regione Lazio, se andiamo a parlare di Regione Lazio, si dovrà dotare di una legge importante che regoli nel suo complesso l'ordinamento sportivo della regione, perché non dobbiamo parlare di sport solo in termini di finanziamenti e contributi all'associazionismo, che pure è importante perché appunto le associazioni vivono con quei finanziamenti. E finanziamenti che devono essere basati sulle attività delle associazioni, e anzi speriamo che ci siano più risorse in una futura giunta regionale a disposizione dello sport. Però ripeto, bisogna fare un ragionamento nel suo complesso, e per esempio come hanno fatto in altre regioni. Io cito per esempio la regione Liguria, dove c'è una bellissima legge regionale sullo sport, cosa che nel Lazio siamo rimasti al 2002, e credo che anche nella regione Lazio si possa approvare una legge che si occupi appunto della regolamentazione dello sport nel suo complesso, quindi non solo finanziamenti ma gestione degli impianti, organizzazioni di eventi sportivi e tutte quelle che sono le competenze che la Costituzione affida alla Regione in materia di ordinamento sportivo. E speriamo, questo come ho detto all'inizio, che ci sia una forte sensibilità sullo sport, che non si riduca solamente alla concessione di finanziamenti, ma organizzi l'attività sportiva nel suo complesso. Penso per esempio alle scuole, perché i finanziamenti devono essere dati alle associazioni, ma dobbiamo anche finanziare, se vogliamo parlare di attività sportiva, di attività motoria, per esempio le scuole, l'attività motoria e sportiva nelle scuole, l'impiantistica sportiva nelle scuole, le palestre. Apposta ci vuole un ragionamento complessivo dove si diffonda sempre più la pratica sportiva, la pratica dello sport per tutti. E quindi questo può essere fatto solo all'interno di una legge che abbia l'obiettivo di determinare e di regolare lo sport in tutti i suoi aspetti, che sia appunto l'attività nelle scuole, che sia l'attività delle associazioni sportive, che sia la gestione degli impianti, fino anche alle attività sportive più importanti, le attività di vertice, perché poi questo non lo dobbiamo dimenticare, magari questo non è competenza specifica delle regioni, però poi dobbiamo pensare anche a quelle attività sportive che hanno una forte ricaduta economica nel tessuto sociale del paese, e anche quelle vanno regolamentate. Ripeto, io ho fatto riferimento ad una regione, la regione Liguria, ma anche la regione Puglia si sta dotando sempre più di leggi specifiche che regolarizzino e ordinino tutto il segmento dell'attività sportiva. Grazie, coordinatore. Presidente, che ci dice a proposito di questo problema, dove effettivamente c'è stato un po' questo andamento dove i fondi venivano anche gestiti dai singoli consiglieri in tutte le legislazioni, non solo nell'ultima, perché purtroppo le leggi a volte non vengono fatte. E poi in tutte le regioni, non solamente nel Lazio. Non diciamo in tutte le regioni, Sono stati gestiti nel Lazio, magari. No, ma quando non si dorma qualche cosa c'è sempre un motivo. No, che poi magari sicuramente. Certo, non critichiamo nessuno, ma comunque l'esperienza e ciò che ci dicono e ci raccontano i media dimostra che non è un caso isolato il Lazio. E questo dicevo, Presidente, visto che dalla legge che è stata fatta di finanziamento proprio per lo sport di agosto ha tolto 7 milioni di euro dei soldi destinati alle associazioni e proprio allo sviluppo dell'attività sportiva. Quindi c'è comunque un restringimento, c'è anche il rischio che non soltanto per il Lazio, perché parliamo pure per la Lombardia, per il Molise. Perché poi certo, vista la crisi finanziaria generale, tra l'altro, i primi tagli spesso sono fatti proprio ai danni di questa. Oltre questo, che è un problema nazionale, è proprio il problema del fatto che le associazioni presentano i progetti sul bando di gara, ma non c'è poi la copertura. Esatto. Copertura. Questo qui io ritengo, dal punto di vista giuridico, che le associazioni che hanno avuto da parte dell'amministrazione regionale comunque l'autorizzazione a procedere a un progetto dovrebbero dormire abbastanza tranquille, perché se non adesso ma comunque un domani dovrebbero recuperare i soldi, le somme investite. L'altro aspetto invece importante è proprio la costante diminuzione di risorse economiche destinate allo sport. Chiaramente sappiamo tutti, viviamo una situazione
estremamente difficile sotto il profilo economico, lo vediamo tutti i giorni, e quindi di conseguenza si taglierà sempre di più il finanziamento allo sport. È un grosso problema, perché deve essere anche questo un cambiamento di cultura da parte di quelle associazioni che fino ad oggi si sono appoggiate alla struttura pubblica per poter attingere qualche contributo. Là dovremmo iniziare a pensare che le associazioni comunque sono delle aziende no profit, quindi senza obiettivi di raggiungimento di benefici economici per se stesse, ma comunque dovrebbero iniziare a ragionare in maniera, in modo aziendale, quindi porsi dei problemi e cercare di trovare soluzioni, quindi essere autosufficienti rispetto a ciò che può accadere a livello amministrativo nelle amministrazioni locali, quindi regioni, comune, province e quant'altro. Quanto è accaduto nel Lazio comunque è stato un fulmine a ciel sereno e ha coinvolto e quindi ha creato questa difficoltà. Io ritengo comunque, se ci sono state le delibere, quelle associazioni dovrebbero essere abbastanza tranquille. Magari le altre che si aspettavano qualche altro contributo, qualche altro inserimento, queste chiaramente sono saltate. Ma chi ha avuto la firma è un atto ufficiale di una istituzione, e quindi l'istituzione ha l'obbligo di onorare gli impegni anche degli amministratori precedenti. Sempre nell'ambito di quello che è lo spirito di questa trasmissione, quindi cioè quello di presentare ai cittadini e ai telespettatori quali sono le problematiche a cui poi loro devono vedere chi risponde, perché si chiama votiamo, si andrà alle elezioni, quindi anche sullo sport dovrà esserci un programma da parte dei candidati. C'è il problema principe dello sport, perché in fondo lo sport si rifà a certi valori, a certi aspetti, e poi ci troviamo il doping. Il doping che io ho un dato impressionante per il 2011, sembra che ci sono stati una movimentazione di 371 milioni di dosi consumate per un plafond di 254 mila assuntori. Il che vuol dire che è una cosa talmente vasta e talmente su tutto il territorio nazionale che diventa un problema serio. Adesso poi noi parliamo di doping, ma effettivamente è un problema di droga, perché è droga comunque anche doping. Allora, è tutto questo, nonostante ci sia stata la procura antidoping, il VADA, no? Il passaporto biologico degli atleti, poi c'è anche questo aspetto su cui volevo attirare l'attenzione, e cioè che adesso si tende a scaricare tutto sull'atleta. Abbiamo visto alle recenti Olimpiadi, non facciamo nomi, tanto è inutile fare i nomi, ma sappiamo che ha fatto ancora più scandalo, perché ancora più si contava su quel personaggio. Allora, dal ciclismo al calcio, dalle medaglie nell'atletica, connivenze dirigenziali e colpe politiche? Coordinatore? Sì, no, intanto volevo dire una cosa, se mi permette, rispetto allo sport e alla politica. Nel senso che lo sport è un tema che interessa a tutti i cittadini e che va al di là anche degli schieramenti politici, perché fare sport è sicuramente è anche un principio educativo. Quindi io credo che più si fa sport, più ci sono impianti sportivi, più è diffusa la pratica sportiva, più riusciamo anche a combattere fenomeni di emarginazione sociale che sono presenti in tante nostre città, in tante nostre periferie, e più, come ho detto prima, riusciamo a tutelare la salute dei nostri cittadini. Quindi credo che lo sport è un qualcosa di veramente importante nella vita pubblica e sociale del nostro paese, questo ci tengo a ribadirlo. Poi la politica credo che deve sempre di più sviluppare una sensibilità, e noi come Partito Democratico siamo in questi ultimi mesi ci stiamo molto impegnati affinché la politica possa essere di supporto e possa sempre di più favorire lo sviluppo della pratica sportiva nel suo complesso, e quindi la politica deve fare la sua parte di proposte, di presenza e di portare le problematiche del mondo sportivo nel Parlamento e dal Parlamento al mondo sportivo. Quindi questo, però ecco, lo sport è veramente un tema che riguarda tutti quanti ed è sicuramente un tema trasversale. Riguardo al tema del doping, che è sicuramente una piaga del nostro tempo, credo che lei è proprio
ha parlato di un tema che anche questo è sulle pagine dei giornali di questi giorni, che c'è stata la presentazione di quel libro di Sandro Donati, che è stato uno dei, diciamo, precursori nella battaglia e nella lotta al doping, ed oggi è un importante consulente del WADA, e ha presentato questo libro sul doping nello sport insieme all'Associazione Libera, e dove sono stati messi in evidenza tanti episodi. Poi Donati li racconta, poi ripeto, ogni episodio va visto a sé, e perché ci sono anche tante accuse al mondo dello sport, ai dirigenti, ma sicuramente mette in evidenza che questo tema è un tema che riguarda dal mondo professionistico fino a scendere al mondo dilettantistico, al mondo degli amatori. Anzi, forse se nel mondo professionistico c'è un doping tra virgolette di elite, dove si combatte, magari si prende il doping per ottenere una medaglia, e dove però c'è anche forte un'attività antidoping, scendendo nelle categorie purtroppo più diciamo dilettantistiche, amatoriali, i controlli vengono sempre meno, e purtroppo quello che lei ha citato, i casi che lei ha citato, riguardano in gran parte proprio atleti dilettanti, atleti che vanno nelle palestre, che è ancora più pericoloso, perché ripeto, se parliamo di Olimpiadi, se parliamo di mondiali, sicuramente ci sono dei casi di doping, di atleti di alto livello che si sono dopati per ottenere, basta vedere il ciclismo, per esempio, si sono dopati per ottenere record, però lì ci sono controlli ed è diffusa anche un'attività antidoping. Ma ripeto, poi se scendiamo nei campi amatoriali, dilettantistici, nei palestre, purtroppo questi controlli sono sempre minori e il danno è sempre maggiore. Allora io credo che sicuramente va intensificata la lotta al doping, vanno messi potenziati tutti gli strumenti di lotta a questa piaga, ma sicuramente va fatto un grande sforzo culturale nella battaglia contro il doping, è uno sforzo culturale che deve nascere poi dalla sensibilità dei dirigenti delle associazioni sportive, dei dirigenti del mondo della scuola, del CONI, da tutte quelle persone che sono a contatto con gli atleti, con i tecnici. Cioè, bisogna cominciare a dire: si gareggia, ci si prepara, ci si allena, si può vincere e non vincere, perché se poi lo spirito de Gubertiano, poi per carità, fa vincere, fa sempre piacere ottenere un record, una medaglia, però bisogna farlo in modo leale, in modo pulito, in modo sano, e cercare di farlo basandosi sugli allenamenti settimanali. Chi ha fatto sport sa quanto quanto è fatica e sudore fare sport, quanto sacrificio è fare sport, dall'alimentazione agli orari allo stile di vita. Quindi io credo che vada avviata una grande campagna culturale di lotta al doping, e ogni sport deve fare pulizia al proprio interno. Io vedo per esempio il ciclismo, hanno cominciato a farlo, ma in tutti gli sport, in tutte le federazioni vanno intensificati i controlli, vanno fatte campagne di sensibilizzazione, va fatta pulizia, e se ci sono casi di doping vanno puniti severamente, e bisogna, perché tante volte, pur di non macchiare, anche questa è una brutta cosa che è esistita, pur di non macchiare magari la propria federazione o il proprio sport o la propria squadra, si finisce per nascondere le cose, certo. Oppure si è cercato scorciatoie per ottenere record. Quindi credo che sia una grande battaglia di controlli e repressione, ma anche culturale. Grazie a Penini. Presidente, io so che la vostra associazione si è molto impegnata su questo settore, anche verso le affiliate, certo, territoriali, certo. Però quello che sembra che manchi è proprio un discorso legislativo, no? Perché è vero, c'è il discorso generale, ma non c'è una legge che va a colpire tutte quelle associazioni che non curano tanto questo aspetto, o quei dirigenti che chiudono un occhio ben sapendo magari quello che fanno i sottoposti per arrivare a determinati risultati, e via discorrendo. Sì, non c'è una normativa ben chiara sotto questo aspetto. Comunque ci possiamo anche far riferire al fatto che spesso e volentieri chi è deputato ai controlli magari ha qualche interesse
nel mondo dello sport, mentre dovrebbe essere un organismo completamente estraneo al mondo dello sport a fare i controlli, perché non mi puoi mettere qualcuno che ha un interesse a controllare quell'altro, perché potrebbe nascere il sospetto, anche perché allora io controllo uno e non controllo quell'altro. Quindi deve essere un organismo al di fuori del CONI, al di fuori di tutte le strutture sportive, che abbia proprio il compito di verificare. Ma come diceva il nostro amico coordinatore, è un aspetto essenzialmente culturale questo, perché il doping per certi versi lo possiamo praticare in tutti i giorni, sì, in tutte le ore della nostra vita, non solamente facendo sport, anche andando in farmacia, prendendosi qualche integratore per le vitamine, perché già là nasce il doping. Qualcuno che ritiene di aver bisogno di un integratore per sopperire a un'eventuale mancanza, anche la signora ha bisogno del ferro, va in farmacia, si compra le pasticche per il ferro, quindi diventa un aspetto culturale. Noi dovremo, attraverso l'attività motoria, che ripeto ancora una volta è importante staccarla dallo sport, che è un'altra cosa, attraverso l'attività motoria far capire che l'attività fisica, quindi fatta ovviamente con una certa costanza e con una certa logica, superisce a qualsiasi bisogno di integrazione. Un'alimentazione corretta superisce a qualsiasi bisogno di integrazione. Quindi, lavorando più sull'aspetto culturale, sui bambini, sulle scuole, sulle palestre di base, sulle associazioni di base, ecco, là possiamo cambiare la cultura per contrastare il doping. Poi dopo, lo sport cos'è? È sport veramente o è spettacolo? Perché tante volte diventa spettacolo. Allora, se è spettacolo, non possiamo scambiarlo per sport. Nello spettacolo, lo sappiamo benissimo, qualche persona deve raggiungere degli audit e quindi ha bisogno di essere supportato. Quindi è un aspetto induce nel dubbio però questo discorso, perché effettivamente se è spettacolo, allora può darsi che ci sia qualche connivenza da parte di qualcuno che deve fare spettacolo. Beh, ad esempio nell'Ippica. Quello è famoso come il mondo. D'altronde non solamente i fantini o i cavalieri possono essere, ma i cavalli. Si subentra anche in un altro discorso, che dice sono le scommesse, quindi sì, è anche più un problema di penale. Ci sono interessi. Economici comunque sono quelli che poi è il male di questo mondo. Se un atleta, un campione, vince una gara, l'azienda che lo sponsorizza ha un ritorno d'immagine. Quindi per fare la sintesi serve comunque un discorso di legge, perché abbiamo parlato sia di istituzioni pubbliche come le scuole che le istituzioni private come le associazioni, quindi servirebbe una legge che dia un indirizzo e che faccia capire che c'è una deterrenza, perché sennò non. Le leggi ovviamente ci servono, altrimenti se non ci sono regole diventa difficile. Poi il mondo dello sport, che è un mondo praticamente che si adegua a tutte le regole delle discipline, deve anche adeguarsi alle normative, ovviamente. Grazie Presidente, anche perché lei ha detto che giustamente che ci sono aspetti dello sport che è spettacolo, e lo spettacolo in Italia per eccellenza lo fa il calcio. Allora io volevo introdurre come ultimo argomento di questa prima parte proprio. Non c'è e non è stata ancora fatta la legge sugli stadi. C'è la crisi nel calcio, c'è la crisi, quindi parlavamo anche di infrastrutture prima, no? Certo. E volevo sentire proprio il parere, partendo dal coordinatore e anche lei come presidente, certo, di un'associazione, che cosa succede? Perché ancora leggi non sono state fatte, eppure è pressante, eppure per esempio per il calcio gli stadi muovono tanta massa di popolazione, no? Quindi ancora dovrebbe essere più interessante questo stimolo a fare una legge per il politico. Sì, poi certo dipende, ora qua è chiaro, dipende anche da chi ci governa e dagli schieramenti, perché comunque adesso diciamo senza fare troppi riferimenti, però faccio per esempio riferimento che qualche legge che c'è all'interno del mondo del calcio è stata una legge fatta ai tempi del governo Prodi, penso per esempio alla legge Melandri sui diritti televisivi, che è una legge molto importante per il mondo del calcio, perché è quella dai cui proventi poi si sorregge oggi la gran parte dell'attività del mondo professionistico e del mondo del calcio. Quindi sicuramente per quanto riguarda la legge sull'impiantistica sportiva, detta appunto legge sugli stadi,
Diciamo che c'è un ritardo anche quella tra i primi firmatari di questa legge, c'è il deputato del Partito Democratico Giovanni Lolli che da sempre insomma, si è battuto per l'affermazione di questa legge, che comunque è una legge che necessita ancora di alcune migliorie e purtroppo non so e non penso, non credo che ormai si faccia in tempo in questa legislatura ad approvarla, però io non credo che insomma, la legge sugli stadi è sicuramente una legge importante perché bisogna aiutare e sostenere e favorire anche la nascita di nuovi impianti sportivi che possono essere stadi o possono essere centri sportivi, però ora parliamo di calcio, favorire la nascita di stadi e agevolare i proprietari di società di calcio per costruirsi un proprio stadio di proprietà, perché se vogliamo competere con le altre realtà europee vediamo che dalle altre parti ci sono stati sicuramente più confortevoli, ci sono stati di proprietà che aiutano le società ad avere maggiori ricavi, quindi è sicuramente un tema importante, però non dobbiamo risolverlo diciamo all'italiana, nel senso che dobbiamo fare una legge a tutti i costi, bisogna farla bene, che sia nel rispetto dei vincoli ambientali idrogeologici, se ci sarà da perdere qualche mese in più. Si perderà, però sicuramente anche qui speriamo nella prossima legislatura che questa legge possa vedere la luce, perché è sicuramente una legge importante per le società di calcio italiane, anche se non è poi la panacea di tutti i mali del mondo del calcio, perché negli ultimi mesi si parla sempre della legge sugli stadi, però i problemi del mondo del calcio sono di diversa natura, sono la crisi finanziaria, sono i mancati investimenti sui vivai, sono una serie di problematiche e sono anche i litigi continui che ci sono all'interno della società, dove ognuno porta avanti magari una propria idea, invece ci vorrebbe un progetto complessivo. E accanto a questa sicuramente c'è l'importanza degli stadi, perché se vogliamo che oggi c'è una media, parliamo per esempio della Bundesliga in Germania, c'è un dato dell'affluenza che sfiora quasi il 100% degli impianti, in Italia oggi siamo al 50%. E quindi gli stadi sono quasi vuoti, ormai il mondo del calcio si regge solo sui proventi TV e le persone preferiscono vedersela a casa la partita piuttosto che andare in stadi sono confortevoli, sono scomodi, poi spesso non sono sicuri, c'è il problema anche della violenza negli stadi, quindi i problemi sono tanti. Io credo che il mondo del calcio li deve affrontare, intanto il mondo del calcio e allo stesso tempo la politica sicuramente deve fare la sua parte. Noi qualche proposta l'abbiamo fatta, stiamo seguendo in questi mesi, per esempio abbiamo fatto un bellissimo dibattito a Reggio Emilia come Partito Democratico sui mali del calcio, a cui è intervenuto Andrea Bodi, che è il presidente della Lega di Serie B, che è uno degli uomini diciamo nuovi del mondo del calcio, è intervenuto Damiano Tommasi, quindi stiamo cercando di seguire l'evoluzione di questi problemi, perché sicuramente il calcio così come oggi in Italia è un calcio in crisi, però siccome il calcio è un qualcosa che è lo sport nazionale, appartiene a tutti quanti noi, emoziona tutti quanti noi, bisogna riportarlo ad essere uno sport che si segue con gioia, che solleciti le nostre passioni, le nostre emozioni e che non sia quello che insomma abbiamo visto. Grazie Corriere, che magari anni. Ci faccia vincere la finale ai prossimi europei. Su quello siamo andati bene, però non è che anche se avessimo vinto la finale. Ma anche se avessimo vinto gli europei e comunque abbiamo fatto una bella europea come nazionale, questo non significa che il calcio italiano sta bene. Anzi, perché oggi nel ranking UEFA siamo scesi al quinto posto, eravamo. Quindi i problemi comunque vanno affrontati. Grazie coordinatore. Presidente, il discorso che lei faccio di questo aspetto degli stadi è che forse l'approccio dello sport tramite il discorso di fare lo stadio è perché dietro lo stadio di proprietà della società di calcio c'è anche l'apertura di tutto un mondo di possibilità di finanziamento e quindi anche di attrazione della gente, che è diverso dalle solite attività che potete mettere in piedi voi con le vostre associazioni. Certo. Quindi diciamo che la cosa più eclatante, perché è lo sport più seguito e più importante, ma per voi questo tipo di approccio a rapporto quindi anche con le istituzioni, perché in mancanza di una legge nazionale
per esempio qui a Roma si sta discutendo con sindaci e provincia, sì. No? Sì. Per voi questo tipo di approccio potrebbe cambiarvi un pochino anche la dimensione del problema infrastrutturale? Beh, io non farei tanto un ragionamento su di noi, io cercherei di fare un ragionamento sulla collettività. Innanzitutto tutte quante, la maggioranza delle strutture, degli impianti sportivi sono finanziati anche in parte con soldi pubblici. Poi chi ne fruisce è una parte limitata della società, quindi viene finanziata da tutti per pochi fruitori, anche se il calcio comunque è uno sport importante in Italia e ha dei numeri estremamente interessanti. Tanto è vero che c'è stata la distinzione tra sport e sport minori, come tutti quanti gli altri sport contassero di meno. Io invece sarei propenso a pensare a una valutazione, rivalutazione della costruzione di centri sportivi, proprio affinché i centri sportivi possano avvicinarsi alla popolazione e permettere alla popolazione di fruire dell'attività motoria sportiva, perché io parto sempre da questo concetto di attività motoria sportiva più che sport, perché sport lo intendo proprio come agonismo, quindi attività delle federazioni. Partendo da questo punto, dopo, quando risolviamo le problematiche della collettività, certamente sì, possiamo pensare agli stadi, ai grandi stadi, alle società, a risolvere i problemi delle grosse società. Però non pensiamo sempre al vertice, pensiamo anche alla base, tutte quelle migliaia, centinaia di migliaia di persone che hanno necessità tutte le settimane di avere un impianto sportivo, una piscina, un campo di calcio, un campo di pallavolo, una pista di pattinaggio per poter passare qualche ora in tranquillità. Quindi secondo me un governo o una regione, un'amministrazione sana deve pensare proprio ai sport minori, perché la maggiore richiesta di sport pulito viene proprio da queste realtà e sono tantissime. Quindi l'investimento sì, senz'altro pensiamo agli stadi, però prima degli stadi ci sono delle altre priorità a nostro avviso. No, ma siamo d'accordo, ci sono gli stadi. Se parliamo di calcio e parliamo di, a parte non è, viene chiamata legge sugli stadi, comunque è la legge sull'impiantistica sportiva che prevede anche la ristrutturazione, la costruzione di impianti sportivi in quanto tali, non stadi. Poi è stata ribattezzata, cioè le leggi sugli stadi, ma sono previsti stadi. Questo perché sei parte con l'idea, poi dopo... No, possono essere palazzetti, possono essere piscine, anzi ben vengano piscine, palazzetti, centri sportivi però a disposizione della collettività. Però sono due problemi, sono due facce della stessa medaglia. Lo stadio ai fini delle società di calcio che sia comunque uno strumento per la collettività, perché comunque... Anche lo stadio non deve essere solamente un affare del proprietario delle società di calcio che poi finisce lì la cosa, no? Deve essere anche uno strumento, tant'è vero che si prevedono anche magari all'interno di questi stadi, si prevedono degli spazi appunto che possono essere palestre, possono essere piscine, cioè che siano degli impianti a disposizione della collettività. Ma questo nulla toglie, non è che non dobbiamo sempre vedere una contrapposizione tra sport di vertice e sport di base, sono realtà diverse, cioè lo sport di vertice ha delle necessità che comunque sono importanti, perché comunque se parliamo di sport di vertice hanno delle ricadute economiche nel nostro paese importantissime, hanno un seguito, pensiamo al mondo del calcio che sicuramente va un governo o la politica deve seguire quello che accade nel mondo del calcio, ma negli interessi poi degli spettatori, nell'interesse del tifoso, nell'interesse delle famiglie, perché comunque tutte queste persone poi lo seguono il mondo del calcio, magari comprano, fanno l'abbonamento a Sky, magari pagano il biglietto, quindi magari la persona normale va allo stadio, quindi quello è importante, e allo stesso tempo bisogna seguire lo sport, come diceva, che siano appunto gli impianti sportivi, gli sport minori, che poi non sono, perché tutti gli sport hanno la loro legittimità, ripeto, bisogna seguire le scuole, bisogna investire sulle scuole, sull'impiantistica sportiva, perché lo sport parte dalle scuole, dall'attività nelle primaria, dall'alfabetizzazione motoria, cioè da lì, quindi ecco. Mi viene un quesito ulteriore che vi voglio porre.
Allora, proprio da, e unirebbe la chiusura di questo discorso, sì, degli stadi con il problema della legislazione per le associazioni no profit. Sì. In fondo, quello che è l'appeal per i proprietari di società di calcio è che, oltre che fare questo punto di aggregazione sociale, fare uno stadio proprio dedicato solo al calcio, sì, con anche infrastrutture, però non la pista d'atletica, per esempio. Però è perché possono farci il merchandising, possono, sì, metterci le strutture, possono, e possono quindi anche creare un'economia che è al di fuori del semplice spettacolo del calcio. Sì. Questo però, se non c'è un discorso di legge anche legato al problema fiscale che dicevamo con la prima domanda, certo, non permette alle associazioni che fanno sport diversi dall'attività ludica del calcio di risolvere i loro problemi strutturali e magari anche finanziari, magari proponendo delle cose alternative all'interno delle loro strutture. Perché se fanno qualcosa che non è proprio strettamente legato al volontariato e a tutto quello che la legge adesso permette, tipo, ecco, che ne so, persone, soci, ristoranti, sì, o queste cosette qua, ma qualsiasi altra cosa pensano di fare, c'è proprio l'impossibilità legale. Dico bene, Presidente? Diciamo che in linea, sì, di massima sì, anche se ci sono delle possibilità. Il concetto è un altro. Lo Stato già finanzia lo sport nazionale ogni anno da circa 450 milioni di euro il CONI, e il CONI grosso modo li gira alle federazioni, quindi allo sport d'élite. Direi che lo sport d'élite è già abbastanza finanziato. Quello che non sono finanziate sono le attività di base, quindi la legge che dovrebbe uscire da un nuovo governo, da una nuova compagine anche regionale, è quello: non pensare sempre al vertice, perché chi pratica sport deve essere il cittadino, la persona che per 2 ore alla settimana va in palestra, va in piscina, va su un campetto, va su una pista ciclabile correndo in bicicletta o a piedi o facendo nordic walking o qualsiasi altra attività. Quindi le amministrazioni, secondo me, perché lo Stato non è un'impresa che mira al guadagno, ma è un'impresa che deve erogare servizi ai cittadini che ne hanno più bisogno. Lo sport d'élite è già finanziato, 450 milioni di euro all'anno mi sembra che sia una bella cifra, perlomeno per gli ultimi anni. Adesso non so se verranno riconfermati o meno, però la base. Il problema è che carreranno il budget un po' per tutto. Stiamo per arrivare alla prima pausa e volevo lasciare sia gli ospiti che i nostri telespettatori su questa riflessione, cioè sul se caleranno ancora di più gli investimenti e forse bisognerà diversificare sempre di più, diciamo così, anche l'attrattiva verso il pubblico, e forse bisognerebbe puntare più che sui finanziamenti diretti, magari anche su un certo tipo di informazione che dovrebbe arrivare, perché che effetto ha fatto quando Sky ha puntato tanto su pubblicizzare il rugby con le Sei Nazioni per discorrendo? L'ha portato quasi a un livello, no, impensabile fino a qualche anno fa. Con questo la parola alla pubblicità. Bene. Pausa. Ah.